78 veicoli controllati, 127 persone fermate e controllate, un motorino sequestrato, un uomo denunciato per ricettazione, 16 multe elevate per infrazione al codice della strada di cui 4 per omessa revisione, 2 per circolazione senza assicurazione, 6 per guida senza casco con sequestro del mezzo, un motorino trovato con targa non propria, 2 denunce per guida senza patente. Questo è il risultato del controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, ha già tra lunedì e martedì controlli finalizzati al rispetto delle regole stradali è stato inoltre arrestato un gelese di 48 anni Emanuele morteo per respiare una pena detentiva ai domiciliari per violazione degli obblighi di assistenza familiare violenza privata minaccia e ingiuria la pena residua è di un anno e quattro mesi